Jump, jump! Yo, yo, yo! Ma quale cazzo di boss ti faccio freestyle? Compare sulla base di 50, alright, tutti quanti boss, ma boss di sto cazzo. Io lo sai, invece sono un bravo ragazzo, oh, non sono uno di strada, ma vada a non rompere i coglioni per nada, per niente. Non conosco lo spagnolo, faccio questo rap su un bravo figliolo, hey. E lo sai che posso rappare per un minuto, per due, lo sai, carico come un due, niente di scritto, niente di programmato, compare con cappello Jordan, sono andato ovunque, con la puta G, roba, arrivo in ogni dove e vado al dunque, ehi, 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 ta 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 ta, ehi, ehi. Se volete la continuazione, raga, cliccate doppiamente like. Faccio un bel freestyle o un bel pezzo su sto beat. Pam 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 pam. E vabbè raga, qui col buio, oggi la facciamo scura sta reaction. Ci ho provato un po', mi sono divertito pure io sul beat di 50 Cent. Tanto oggi stanno facendo tutta sta cosa, no? C'è questa tipo di faida fra Ion e Tony F. Ion ha risposto e dice quale boss, e oggi io voglio ascoltare anche il pezzo, perché mi sembra giusto, no? Anche il pezzo di Ion su questa strumentale. Io già so che la strumentale è molto simile a Inda Club, come ha fatto anche Tony F, e vi dirò qual è il pezzo migliore fra i due, perché Jump Jump vi porta la verità. Però è primo sta cazzi luci che non si può ragionare così. Aspettate un attimo, ed eccoci qua. Troppo scuro non andava bene, anche perché era troppo scuro, come avete potuto vedere. Comunque, vi dicevo, oggi andrò a reagire al pezzo di Ion, e io, scusate la rima, ma c'è l'assonanza o quello che è, e io vi dirò, come ho detto, la verità su quale mi piace di più. Io devo dire che Ion l'ho sempre trovato più rap, l'ho trovato più street, l'ho trovato più tutto, anche se ai tempi quando iniziai a ascoltare anche Ion, perché lui girava con Duke Montana eccetera eccetera eccetera, era molto acerbo, però negli ultimi anni ha detto il fatto suo, non sa menare solo pugni il ragazzo, anche se dicono, non so se è vero, che gira sto video dove il Tony ha picchiato a Ion, non so se è vero, non so se è una montatura, non lo so, ma non me ne sbatto un cazzo a me di queste cose, a me interessa solo della musica ad oggi, poi magari qualche reaction su gli azzuffamenti, sulle risse di strada, ve la porta pure il jump, non si può dire lo jump. Comunque, oggi ci occupiamo solo di musica e di vedere, secondo me, qual è il pezzo migliore, quale mi è piaciuto personalmente. Io non sono nessuno. Comunque, prima di andare a tutto ciò, vi chiedo di iscrivervi, lasciare un like, attivare la campanella per essere sempre aggiornati, e così che anche condividendo fate crescere il mio canale. Ringrazio a tutti del supporto, davvero di cuore. Cosa di Ion? Qualcuno mi ha detto che è un pezzo bello, ascoltatelo. Mi scrivono ormai anche su Instagram e mi dicono ascoltati sto pezzo, fai quello. Ormai quasi cresce, come si dice, oneri e onori, e no, ce li pigliamo tutti, oneri e onori. Andiamo ad ascoltarci Ion, Real Boss. Eccolo qua, il video della risse. Pare che lui gliele sta dando il Tony, eh. Però poi è stato bloccato tutto, quindi bisogna vedere in un incontro chi vince fra i due. E beh, come ho detto, ha ripreso il beat di 50. Ah, Tony F con le lacrime. Oh. Ehi, è già qua. E qua dice la verità, Carcere piombo è un esilio. Lui è stato davvero al carcere, almeno da quello che dicono, da quello che racconta anche lui. Lui è stato davvero al carcere. E noi andiamo avanti. Non ti basterà il cannone. Mi fermo e vi dico ciò. Allora, il video è figo, è molto dissing. Lui ha preso, prende queste cose, no? Il pupazzetto di Tony F di Mambolosco, che è Mambolosco quell'altro, mi sembra, sì. E li mette tipo insieme, tipo li ridicolizza, lo fa con le lacrime, lo fa vestito da carabiniere. E lui fino ad ora racconta, dice, oh, il boss, io ci sono riuscito a fare il boss, ho fatto la galera, e dice cose
comunque che risultano real, che risultano vere della storia, della biografia di Ion. E andiamo avanti. È un vero G, non girerà mai un infame, verità. Mamma mia, sta spaccando, dai, dai, dai. Non girerà mai con un infame. È cattivo sto dissing. Allora, ce lo siamo ascoltati. Allora, in velocità. Cosa ne penso di questo pezzo? Allora, sicuramente, tutte e due, non è che c'è sicuramente, hanno ripreso il beat di 50 Cent in Da Club, ricordiamolo, il beat è di 50 Cent. Lui ha un po' modificato il beat, ha fatto qualche cosa, qualche macchinazione nel beat per renderlo più unico. E già questo mi piace di più di Ion. Lo ha fatto anche Tony, ma in maniera molto meno evidente, perché proprio l'ha preso quel beat e ha detto cambiamo qualcosina, quanto per non farci beccare dal copyright. E onestamente, devo dire però, il beat di Ion lo trovo più originale, quindi devo dire che è più lo possiamo definire molto più un qualcosa di originale, meno remake per quanto riguarda il beat rispetto a quello di Tony. Quindi già un punto a Ion, per me. Il pezzo è bello tosto, lui racconta, dice cavolo, io ti ho aiutato qua e là, no, lo sapete la storia fra Ion, insomma. Dice di averlo aiutato molto nel passato a Tony F, gli ha insegnato un po' a come comportarsi nel mondo della strada, tutte queste robe qua, anche nel business. Vabbè, erano molto amici tempo fa e lui dice mi hai voltato le spalle. Questo è quello che dice questo dissing, sei andato con gli infami, io non farei mai l'infame, non ti colpisce alle spalle l'infame, cioè non ti, un infame ti colpisce alle spalle. Uno che non è infame non lo fa. Questo è quello che racconta, dice, oh, ma eravamo amici, più o meno il succo è questo, riprende molto sta roba, colpisce alle spalle, qua e là arrivi di soppiatto, io non lo faccio. Io sono un vero criminale, mi sono fatto la galera. Le bombe, le picchia, le mina, le mena, quello che le lancia e esplodono davvero. Questo è quello che vuole dire più o meno in questo pezzo. Allora, non vi state sulle parole a dire ah, non è bello, sul puntino, a dire no, non dice proprio così, pipipupu. E io faccio il riassunto, non è che dico mi fermo su ogni strofa, a meno che non, quando vado a leggere un altro discorso, quando vado a leggermi il testo e vado più o meno parola per parola su quasi tutto il testo, quello è un altro discorso. Comunque più o meno è quello che dice. A me devo dirvi la verità, io non ho un vero vincitore. Cioè non dico se mi piace di più Ion o se mi piace di più Tony F. Ion ha sicuramente, a mio avviso, più credibilità di strada rispetto al Tony. Da un lato è bene e dall'altro è male, perché ragazzi, ricordatevi che essere persone di strada, come nella realtà, quindi fare i crimini, non è una cosa bella. Magari non ci va fiero, anzi, non penso che ci vada fiero di quello che faceva, magari di quello che fa anche Ion, di come ha vissuto, magari vive. Non è una cosa bella, quindi non fate i finti criminali, perché poi a fare i finti criminali si paga per davvero. Quindi questo è quello che vi dice Jump. Non essendo per fortuna, non sono un ragazzo di strada, sono stato sempre un tranquillo, non mi hanno rotto le palle, sempre a fatti miei, sempre a spingere il mio, come si suol dire. Però, tornando al discorso dei due, il pezzo, fermandomi solo al pezzo, la credibilità ce l'ha più io, ma 100 volte, ragazzi. Però la gradevolezza del pezzo, devo dire che li ho graditi tutti e due. Cioè, non c'è un vincitore. Secondo me se la giocano alla pari. Certo, lui, come si dice, chi risponde è più avvantaggiato di chi inizia. Perché tu ti basi su quello che ha detto l'altro su un altro pezzo, quindi sei più avvantaggiato. Ho visto alcuni commenti, sia nell'uno che nell'altro, prima di ascoltare i pezzi. Le fazioni ci sono sempre e ci saranno, c'è cioè quello che dicevo io non l'ha spaccato, qui e lì, quell'infame l'ha colpito, perché comunque si rifanno molto a quella che è stata questa rissa che abbiamo visto nel video all'inizio, però non si è visto niente. Ora, se dobbiamo parlare del video, non è che si è visto lui che me la va, pugni, non si sa quante volte l'abbia preso, ma io non penso che Tony riesca a buttare KO un Ion, ma non per tutto rispetto per Tony, perché si è fatto come dicono a Roma, ormai è una bella pagnottella, rispetto il suo fisico, l'ho detto anche nella reaction che ho fatto al pezzo di Tony, ma per vedere chi è più forte,
o ci fai una rissa uno contro uno e vedi chi va a KO, oppure ci fa un incontro. Io direi, perché non fate un incontro serio? Lancio questa bomba. Magari qualcuno l'importante vede questo video e dice: oh cavolo, il Jump c'ha ragione, facciamo fare un incontro serio e due. E vediamo chi è più forte, almeno al momento. Su, parliamo di forza fisica. Ritornando al pezzo, io ho chiuso la parentesi, no? Perché ho aperto un po' di parentesi oggi. Ripeto, è un pezzo molto figo, sia questo che quello di Tony. Non vi so dire qual è il più forte. Come credibilità di strada, Ion, ve lo ripeto, secondo me è molto più credibile di un Tony F. Con tutto il rispetto per Tony, vuol dire che il video di Ion è più simpatico perché ci ha messo, no, insomma, queste cose, molto, molto presa per il culo, molto beef. Ok, però non vi so dare a mio avviso un vincitore tra i due, per me. Raga, io sono arrivato anche oggi alla fine del video, ho detto quello che penso di sto pezzo. Se volete supportare il canale sapete cosa fare. Io vi ringrazio tutti anche solo per la visione e noi ci vediamo alla prossima. E fate girare sto video, mandatelo a Ion, a Tony F, insomma. Sia il primo che ho fatto di Tony F, sia questo qui. Ciao ciao!